Buongiorno e benvenuti. Io sono Marinella Colucci, dirigente del Ministero del Lavoro, della Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione. E ringrazio in primo luogo INAPP per l'invito, anche in ragione diciamo, dell'importanza quindi, e dell'impatto di questo atlante del lavoro e delle qualificazioni per il lavoro di tutti noi. Vi porto i saluti del direttore, il dottor Salvatore Pirrone, che voleva presenziare ma è stato trattenuto a Bruxelles per impegni concomitanti. Io farò insomma, una breve introduzione perché non voglio togliere tempo agli interventi che mi seguiranno, che, data anche insomma, l'agenda molto fitta che ci aspetta. La prima cosa che volevo sottolineare è che non perdo mai occasione di farlo diciamo, nei vari contesti che, in cui insomma, mi trovo quando parliamo di questo atlante del lavoro, è l'importanza del lavoro di team, di squadra, quindi che è stato fatto per, ed è ancora in corso per la sua costruzione. Un lavoro quindi che ha visto coinvolti in prima persona il Ministero del Lavoro, il MIUR, le amministrazioni regionali, INAPP e Tecnostruttura e credo fermamente che soltanto un lavoro di questo tipo possa creare realmente un valore aggiunto per un lavoro simile. Un lavoro quindi che è assolutamente volto a creare un servizio. Quindi diciamo una volta che ho costruito questo repertorio deve essere effettivamente utilizzato da tutti noi, utilizzato dai cittadini e quindi più in generale da coloro che cercano lavoro e dai disoccupati, dai datori di lavoro e soprattutto quindi dagli operatori, perché è fondamentale quindi che vi sia una vera e propria infrastruttura di servizi senza la quale sarebbe veramente complicato agevolare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Quindi un'infrastruttura di servizi che ci fa pensare a una vera e propria rete. Del resto, diciamo, proprio l'articolo 1 del decreto legislativo 150 parla di questa rete dei servizi delle politiche del lavoro, rete in cui ci sono soggetti pubblici e soggetti privati. Quindi cerchiamo effettivamente di creare questo partenariato pubblico-privato di cui tanto si parla e che dobbiamo appunto concretizzare. Del resto anche diciamo, la prossima sperimentazione dell'assegno di ricollocazione è un vero e proprio esperimento, quindi è una sfida diciamo, su cui sia l'ANPAL, quindi come capofila tra virgolette di questa rete dei servizi per il lavoro che il Ministero del Lavoro stanno puntando. Quindi diciamo, la finalità principale di tutto ciò è sicuramente trovare lavoro alle persone, perché chi lavora naturalmente partecipa attivamente diciamo, alla vita sociale e naturalmente ha quelle tutele contributive assicurative di cui appunto hanno diritto i lavoratori. Quindi rendiamo questo strumento utile ed efficace per migliorare questi servizi e l'utilizzo quindi a cui stiamo pensando di questo strumento anche per la determinazione dell'offerta congrua di lavoro è sicuramente un punto fondamentale che può essere, come dicevamo, di aiuto sia per i disoccupati che per i datori di lavoro. Un altro punto che vorrei sottolineare, quindi relativamente all'importanza di questo atlante, è diciamo, il suo legame, naturalmente, anzi il suo essere parte integrante di un sistema informativo. Il sistema informativo, il sistema unitario delle politiche del lavoro e il sistema per la formazione, di cui sempre parla il decreto legislativo 150, è un punto nevralgico diciamo, per un upgrade diciamo, di tutto il sistema, perché avere appunto un sistema a cui tutti possono accedere per utilizzarlo e anche soltanto quindi per avere delle informazioni non fa altro quindi che agevolare la trasparenza e nel caso appunto di specie dell'atlante del lavoro e delle qualificazioni anche la conoscibilità, la confrontabilità e la comparabilità appunto di questi titoli. Del resto delle sollecitazioni in tal senso ci arrivano anche dall'Unione Europea e mi viene da pensare a ESCO, quindi a questa classificazione europea delle Skills, Competencies e Occupation che è un lavoro
titanico praticamente a cui la commissione sta lavorando, che mette insieme tutte le qualificazioni, gli skills e le competenze di tutti e 28 stati membri. Quindi se il nostro lavoro di costruzione del repertorio è complicato, immaginatevi quello a 28 stati membri. Però sicuramente è una sfida che anche noi come Italia vogliamo cogliere. E del resto il riferimento a ESCO è previsto in un regolamento, il regolamento quindi che ha riformato la rete EURES, e in cui appunto si parla espressamente della vincolatività sostanzialmente di questo strumento per gli stati membri. Una vincolatività che può essere o di importazione di questa classificazione europea o di una necessaria referenziazione dei repertori nazionali alla stessa. E sicuramente l'Italia sta già lavorando con questo Atlante in questo senso. Quindi il fatto poi che sia richiamato nel regolamento EURES dà, diciamo, una chiave di lettura fondamentale, cioè della riconoscibilità di questi titoli per favorire la mobilità professionale, quindi non soltanto all'interno del territorio nazionale, ma soprattutto nell'ambito degli altri stati membri. E concludo, diciamo, con un'altra sollecitazione, che poi appunto sollecitazioni non sono, nel senso che il regolamento, come sappiamo tutti, è una fonte giuridica vincolante per gli stati membri, direttamente applicabile. Però, diciamo, un'altra sollecitazione ci arriva sempre dall'Unione Europea nell'ambito della Skills Agenda for Europe, quindi che vedo alle mie spalle, quindi Sandra, insomma, ne parlerà in maniera più approfondita. E il riferimento quindi ad ESCO è anche quindi nell'ambito di questi dei primi provvedimenti che sono stati emanati da parte delle prime proposte che sono state emanate da parte della Commissione, e in particolare quindi questa decisione Eurovas che vuole sostanzialmente razionalizzare anche gli strumenti informativi e informatici, quindi tutti questi link nell'ambito della formazione. E ovviamente si tratta di proposte che sono naturalmente sub iudice, nel senso suscettibili di modifiche nell'ambito del negoziato in seno al Consiglio. Però diciamo che sostanzialmente un primo atto che è stato già adottato nell'ambito di questo pacchetto della Skills Agenda for Europe è quella che era, diciamo, la Skills Guarantee, quindi la raccomandazione su una garanzia delle competenze, che peraltro ha anche cambiato titolo, ma che sicuramente fa il focus rispetto all'importanza degli skills, quindi di un primo assessment degli skills, di poi offrire una offerta formativa adeguata a colmare questo gap, e il cui ultimo stadio è la certificazione delle competenze, dove appunto sicuramente uno strumento come il repertorio e quindi l'Atlante delle qualificazioni è fondamentale. Quindi io volevo dare giusto questo quadro generale e lascio la parola a Sandra. Grazie.